Io credo che lo sport sia, anzi lo penso fermamente, sia il migliore, il più forte volano e vettore di cultura, di benessere fisico, di responsabilità sociale, di supporto alla società. Un esempio, se noi andiamo a guardare il benessere sociale che si crea in un quartiere, in una parte di una città, nel momento in cui lo sport arriva in quei posti, si apre una nuova palestra, si apre un centro sportivo diverso, i quartieri si rivalutano. L'insegnamento più grande che io ho tratto dallo sport è il senso di comunità, il senso di squadra, insieme probabilmente alla capacità e alla voglia di non arrendersi mai. Sia nel sport di base che sport di alto livello ci si rende conto come il senso di comunità, di squadra, di far sì che tutti si lavori per uno stesso obiettivo. Poi è permeante nelle persone e soprattutto aiuta noi stessi a migliorare la società. Lo sport è probabilmente il primo strumento di aggregazione sociale, è assolutamente probabilmente il più grande strumento di benessere fisico e psicologico, anche perché si abbattono tante barriere e si può comunicare in modo molto semplice anche di temi un po' complessi. L'importante è fare sport che piacciono. Perché fare qualcosa che piace ti permette di farla e ti consente di farla anche quando magari sei stanco, anche nei ritagli di tempo, anche sacrificando un'altra attività per fare sport. Io credo che attraverso dei diritti acquisiti, come per esempio ora il diritto costituzionale allo sport, si debba lavorare sul facilitare la fruizione dello sport. Cosa intendiamo con facilitare la fruizione dello sport? Migliorare le infrastrutture sportive, aumentare i servizi attorno allo sport, supportare le società sportive, gli allenatori, i tecnici, i presidenti di società, supportare gli atleti e gli atleti dello sport di base, di medio e di alto livello a poter fare attività sportiva, supportare lo sport universitario. Noi in Italia facciamo sport poco ad età molto giovanili, elementari, medie, facciamo pochissimo sport in età liceali. Eliminiamo completamente l'idea che si debba fare sport anche all'università per poi riprenderlo in età avanzata. Grazie al cielo siamo un paese che si muove tanto anche nelle categorie master in età avanzata. Ecco, io credo che andare ad aggredire in modo positivo quelle che sono le categorie di studenti universitari, post-universitari, quindi neolaureati e appena entrati nel mondo del lavoro, sia tutto un target che è poco supportato e che invece poi alla fine è al centro dell'attività sociale. Diciamo, non ho mai visto lo sport come il mio compagno di viaggio esclusivo, ma come un compagno di viaggio da affiancare ad altri. Dico sempre che se sono quello che sono nel bene e anche evidentemente nelle cose meno positive, lo devo allo sport e lo devo anche alla mia parte culturale, alla mia parte di studio, alla mia parte professionale che durante e post attività sportiva agonistica ho fatto e continuo a fare. Il presidente del CONI, l'amico Giovanni Malagò, mi dice sempre che siamo il paese con il peggior sistema infrastrutturale d'Europa, siamo il paese che vince di più in Europa. È una contraddizione in termini, ma è la realtà. Succede perché abbiamo una grande forza di volontà, perché siamo italiani, l'essere italiani probabilmente ci aiuta. È anche vero che solo attraverso il miglioramento dell'apparato infrastrutturale, solo attraverso il miglioramento di quello che è il supporto alle società sportive, contributi mirati a un obiettivo specifico, la progettazione di un qualcosa è un qualcosa che migliora la professionalità di quel settore, migliora quello che quel settore può dare all'esterno e quindi di conseguenza migliora anche la vita di quel settore. Quindi io credo che progetti, infrastrutture e sovvenzioni anche magari alle fasce più deboli siano i tre pilastri sui quali bisogna creare cultura sportiva. Io credo che lo sport abbia bisogno di creare un unico movimento che possa fare sistema. Cosa vuol dire poi nel pratico? Vuol dire che le federazioni devono supportare le associazioni sportive, vuol dire che le amministrazioni devono capire insieme alle dislocazioni territoriali quelli che sono i fabbisogni delle realtà. Io, per esempio, sono segretario generale del CUS Catania, che è la polisportiva, una delle polisportive più grandi da Napoli in giù. Ecco, abbiamo 18 sezioni, 6.000 tesserati, siamo una polisportiva molto importante. Come facciamo a mettere a far stare insieme tutto, nonostante la carenza di spazi e così via? Cercando di creare un'atmosfera, un'area tale per cui tutti, coordinati da una stessa anima, riescano ad arrivare ad un obiettivo comune. L'obiettivo comune non è fare la stessa gara, perché poi ogni sezione, ogni attività, gli universitari piuttosto che altro, hanno anime diverse.
ma è il coordinamento generale. Un ministero, il presidente del CONI, Presidenza di Sport e Salute, devono riuscire a fare sistema rispetto alle tante anime dello sport italiano. Tutto questo si fa se vengono dati degli strumenti. Strumenti che possono essere di natura legislativa, infrastrutturale e di sistema.